Esatto. Bella a tutti ragazzi, qui Erzatto, benvenuti in questo nuovissimo video su Red Dead Redemption. Il tutto inizia in un cimitero, perché noi siamo persone molto allegre e i cimiteri sono luoghi che si frequentano con molta leggerezza. Ci troviamo nella cappella vicino ad Armadillo, la prima città che poi andrete a sbloccare nel corso del gioco, e c'è una tomba che si può aprire, ragazzi. Questa tomba è quella di Josephine Bird, dove giace Josephine Bird, e che dire, prendendo una Molotov potrete aprirla, fare i tombaroli, o se siete ancora peggio, persone ancora peggiori, potrete fare i necrofili addirittura, diciamo andando a godere del cadavere, per quanto possa restare, di Josephine Bird all'interno di questa tomba. Oppure potrete anche portare via la salma di Mike Bongiorno, c'è anche questa possibilità. Comunque sia, teoricamente basta una Molotov per aprire questa tomba, e però per qualche strano motivo con me questo giochetto, ragazzi, non funziona. E allora vi vado a mostrare uno spezzone di un video del canale TGN, che lascio poi anche il link in descrizione per la cortesia, che appunto vi fa vedere come si apre proprio questa tomba. Non è ben chiaro il motivo per cui accada. Io invece, come potete vedere, posso solo entrarci con le gambe, però non si leva la terra. E non è l'unica tomba in cui questo succede, ma succede anche alla cappella abbandonata di Tumbleweed, dove siamo stati nello scorso episodio. Come potete vedere, su questa tomba, la tomba di Eleonora Riddidge, poi fra l'altro Leonora a me fa pensare sempre al caso di Eleonora Johnson in GTA V. Vi ricordate le lettere, no, da recuperare in giro per la mappa? Comunque sia, ecco, potete vedere dove ci troviamo, e adesso andando a lanciare le nostre bellissime Molotov, anche qui purtroppo io non riuscirò ad aprirla, quindi prenderò un altro spezzone del video di TGN. Comunque sia, non è ben chiaro se si tratti semplicemente di un bug, che sarebbe strana come cosa, perché si sposta proprio la terra, quindi non può essere un bug, ma deve essere qualcosa di previsto dalla Rockstar Games, che poi forse non si è concretizzato. Quindi rimane, diciamo, un bel mistero, e provateci anche voi e ditemi se soltanto io non riesco ad aprirla, se sono l'unico sfigato, oppure se magari hanno sistemato le cose con delle patch. Può essere. Una missione per gli sconosciuti molto interessanti è Appetiti Americani, in cui noi ci troveremo sulle tracce, diciamo, di persone scomparse per mano di un cannibale, signori. Un cannibale che vive sempre vicino ad Armadillo, che si diverte a mangiare persone e bambini. Del resto fa parte di una sana dieta a base proteica, ecco. E ascoltate questo dialogo. Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Le persone nelle colline. Ebbene, come vedete qui ci sono le tracce di sangue, ma tutta questa missione secondaria, che è assolutamente facoltativa, è, diciamo, un chiarissimo riferimento al film Le colline hanno gli occhi, che è un grandissimo cult del 1977, horror naturalmente, e poi è stato anche rifatto nel 2006 e ha avuto pure un sequel nel 2007. Io mi ricordo che quel film l'ho visto a volte da bambino su Italia 1, però non riuscivo mai a finirlo di vedere perché mi faceva veramente paura. Dovrei rivederlo adesso, perché invece adesso mi fanno ridere, diciamo, i film horror, però all'epoca mi ricordo che mi faceva veramente tanta paura. Sostanzialmente un camper si fermava in mezzo al deserto e poi da lì parte tutta la storia dei cannibali. Quindi si tratta veramente di un bellissimo riferimento ad un film che è appunto un cult del 77. Poi non so se il remake è stato considerato di pari livello. Comunque sia, una volta completate tutte queste bellissime missioncine secondarie, diciamo, andremo ad incontrare il cannibale, che ci chiede di riportare questo signore indietro che gli avrebbe spezzato una gamba. In realtà si tratta di una vittima del cannibale, che era riuscita a scappare dalla bestia, dal maniaco, dall'assatanato. Però ovviamente noi questo non l'abbiamo ancora capito. A quel punto dovremmo riportare la vittima al suo carnefice, che fa molto, no, il villaggio della montagna, i fratelli della montagna, come era di Trevor, no, che gli portava le vittime. È una cosa, il cannibalismo, che forse torna un po' sempre in mente alla Rockstar. Chissà che non ci abbiano pure loro qualche rotella fuori posto. Comunque sia, una volta che l'avremo riportato, ci si paleserà l'identità di questo cannibale, si mostrerà in tutta la sua crudeltà, e a quel punto starà a noi decidere se lasciare la vittima al carnefice e fargliela mangiare sostanzialmente, oppure se interrompere questa serie di stragi e dare la pace, diciamo, ai cittadini di Armadillo.
proprio pancia mia fatti capanna. Che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. In descrizione trovate tutti i link utili. Riempite di commenti, ragazzi, provate anche voi ad aprire le tombe. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!